Quanta la manifestazione, questa gala di presentazione e premiazione ufficiale, in alcuni casi è una presentazione in prima assoluta, poi ovviamente vi spiegherò in quale occasione, di cortometraggi che hanno tutti quanti, ecco, un elemento distintivo in comune, tutti quanti girati nella vostra bella città, Palazzolo Acreide. Allora, meravigliosa davvero la piazza, Piazza del Popolo, stasera gremita. Tra l'altro sono particolarmente contenta di vedere che anche per forme d'arte così di nicchia come i cortometraggi e la cinematografia ci si affolla davvero e ci si unisce tutti assieme per godere di una manifestazione del genere. E allora l'applauso meritatissimo va a voi in prima battuta, grazie davvero per averci raggiunto stasera. E va anche e soprattutto a quanti si sono profusi, impegnati e prodigati per la realizzazione dell'evento di stasera, che è la prima edizione 2012 di Il Corto è Servito. Naturalmente noi ci auguriamo di rinnovare questo appuntamento dedicato a questa forma d'arte che è la cinematografia, e lo facciamo ringraziando quanti si sono impegnati anche nella realizzazione dei corti. So che il lavoro è stato molto alacre, è stato complesso, insomma a più riprese si è dovuto sgomitare per cercare di portare a termine l'impresa, ma in vero e alla fine ce l'abbiamo fatta. E allora stasera è tutta serata di premiazioni e riconoscimenti, naturalmente non mancherà la proiezione di tutti e quattro i corti in premiazione, poi avremo l'opportunità di ospitare sul palco quanti si sono impegnati nella loro realizzazione, ovviamente non mancheranno registi, tutti quanti o buona parte degli attori dei cast e in generale lo staff tecnico di realizzazione dei cortometraggi girati proprio qui a Palazzolo Acreide. Bene, prima di mandare subito il primo corto e poi ovviamente dopo la fine della proiezione ospitare attori, registi, io vorrei ringraziare, lo faccio di cuore, ma qui è d'obbligo il sostegno del pubblico di Palazzolo, soprattutto il comune di Palazzolo Acreide, naturalmente l'assessorato alla cultura e al turismo, e l'applauso meritato, io spero che stasera ci possa raggiungere sul palco, sto parlando del sindaco Carlo Scibetta, mi auguro che almeno più tardi farà un salto a trovarci, perché so che è stato davvero uno dei motori catalizzatori di questa bella manifestazione e in generale dei cortometraggi a Palazzolo. Questa sera non mancherà, lui è stato un ottimo padrone di casa, mi ha davvero rifilato tutte le premure possibili, di meglio, un'accoglienza migliore non potevo aspettarmi. Sto parlando del vice sindaco Paolo Sandalo, l'applauso a lui, grazie davvero perché ha saputo renderci tutti gli onori e tutte le premure di cui avevamo bisogno. E poi il ringraziamento va anche al sito www.paraparlando.com, parlo di un forum internet che è creativo dei primi tre corti che questa sera premieremo, e beh, in questo senso è il sito dell'Associazione Culturale Socrate, che è associazione organizzativa questa sera della manifestazione. Naturalmente tra tutti quelli che stasera vi presenterò su questo palco, uno in particolar modo che è stato un po', devo dire, la colonna portante, il gancio di traino per la buona riuscita dell'evento, è lui che un po' l'ha plasmato, ecco, l'ha meditato e alla fine devo dire che c'è anche riuscito. Sto parlando di Stefano Fraseto, a cui è meritatissimo e doveroso l'applauso del pubblico. Ecco, c'è il nostro Enrico Tomasi. Anche tu sarai, Enrico, con me sul palco stasera, è stato uno degli elementi, ecco, coesivi di questa bella manifestazione, tra l'altro uno di quelli che mi hanno anche invitato ad essere qui presente assieme a voi e a godere delle gioie delle cinematografie, è un grande professionista, è un amico, ho avuto anche il piacere di lavorare assieme a lui e Stefano, sono persone squisite davvero. E poi naturalmente il ringraziamento è d'obbligo, lei mi ha fatto tanto lavorare nel corso degli ultimi anni, io non finirò mai davvero di renderle tutta la mia gratitudine, sto parlando di Martina Kaifesh dell'agenzia MAC di moda e spettacolo, che stasera ha consentito la mia presenza qui, grazie Martina, non so dov'è ma ecco la vedrò più tardi. E poi il ringraziamento va anche al main sponsor di questa sera, lui mi veste, tra l'altro si è molto impegnato anche a cucire gli abiti proprio su misura, personalmente
personalmente, ecco, per me ad personam, sto parlando di Luoghi Comuni di Vincenzo Infantino. Grazie a Vincenzo, questa sera davvero è stato di grande ospitalità, come del resto insomma nel corso degli ultimi giorni si è molto impegnato, ecco, per vestirmi alla meglio, ecco, per rendermi onore se possibile, e devo dire che in questo senso ci è riuscito. Potete andarlo a trovare, ma credo che Luoghi Comuni sia noto a tutti, in via Garibaldi 128, naturalmente a Palazzolo Acreide. Allora io d'obbligo insomma faccio i ringraziamenti di rito, poi non mancherò di rinnovarli anche a fine manifestazione, e sto parlando soprattutto, oltre che del comune, anche della boutique del fiore di Eleonora Cavallaro, la rosa scarlatta di Sonia Leone, bar del Corso Infantino, bar pasticceria Caprice, bar da Franco, Briffa Caffè, Caffè Sicilia e Mente Locale Lunch Bar. Beh, grazie a tutti gli sponsor, insomma l'applauso è meritato, sono loro del resto in questi tempi duri davvero i motori catalizzatori per la buona riuscita, ancora seppur con qualche difficoltà, delle manifestazioni di spettacolo. Allora faccio accomodare sul palco il padrone di casa per un saluto e poi sarà lui a premiare tutti i registi e naturalmente anche gli attori che saliranno sul palco a fine proiezione di ogni corto. Beh, e voi lo conoscete molto meglio di me, e sto parlando del vice sindaco Paolo Sandalo. Eccolo qua, il nostro Paolo, che stasera devo dire mi ha accolto con ogni premura e con ogni accortezza. Grazie. Grazie a te di aver aderito all'invito fatto da Stefano di presentare calore, questa serata. Siamo onorati di averti qua a Palazzolo. Grazie, spero quindi che sia una bella serata, che ci possiamo divertire. Io non ringrazio nessuno perché Ambra è stata bravissima, esauriente, quindi ha ringraziato tutti, quindi vi lascio alla visione direttamente delle opere quindi che premieremo stasera. Grazie soprattutto per essere venuto e per essere così calorosi come ogni sera d'altronde. Grazie ancora. Grazie mille a Paolo Sandalo, noi ovviamente ci vediamo più tardi per la premiazione. Allora facciamo immediatamente, anche perché ci piace, ecco, procedere di gran carriera, spediti e insomma a passo andante. Procediamo subito con la proiezione del primo cortometraggio. Un pomodoro caduto a terra è protagonista di un intricato caso burocratico. Beh, i premi e le partecipazioni per questo cortometraggio, che non viene presentato in prima battuta stasera ma che devo dire ha sbancato in tutti quanti i concorsi nazionali e non, sono tanti e devo elencarli tutti per rendere insomma omaggio a questo ottimo cortometraggio molto apprezzato da ogni giuria e da ogni critica. Premio per miglior cortometraggio a Corti a Firenze, miglior cortometraggio a Diamante Film Fest Corto Mediterraneo, Italian Special Mention a Lago Film Festival, premio della giuria a Corti in Centro, menzione della giuria e premio del pubblico a Trani Film Fest, menzione speciale a Corto Dams Festival, menzione speciale a Positano Film Festival, menzione speciale a Valsusa Film Fest, miglior corto comico a Video Festival Città di Udine, primo premio a Crea la tua fiction nell'ambito della Roma Fiction Festival, miglior sceneggiatura a Comedy September, sono tanti i riconoscimenti, miglior sceneggiatura a Corto Corto Mon Amour, miglior sceneggiatura a Corti sul Lettino, miglior sceneggiatura a 10 minuti Film Festival, miglior regia a Romer Festival, sono talmente tanti che davvero non mi basta la scaletta, miglior soggetto a Punto di Vista Film Fest, miglior soggetto a Corto Corrente, miglior soggetto e premio del pubblico a Corto Lovere, premio del pubblico a Jalari in Corto, secondo classificato pari merito tra l'altro a Radici, Legami Vivi fra le generazioni e beh, gli altri dovrei elencarli ma sono davvero tanti i riconoscimenti, e allora io li farò dire al regista che è meglio. Mi sgravo, ecco, di questo compito e lascio la patata bollente. Allora a voi invece lascio, ecco, il film, che è molto meglio, il cortometraggio nella fattispecie, con Emanuele Pavano per la regia di Alessio Angelico. Signore e signori, il pomodoro, buona visione.
applauso meritatissimo per il divertentissimo Il Pomodoro. E allora posso dirlo ufficialmente, anche perché siamo alla prima edizione 2012, per cui mi tocca e sono contenta di aprire, ecco, questa tradizione. Beh, lo dico, il premio Il Corto è Servito edizione 2012 va a Il Pomodoro. L'applauso è meritato. Io invito immediatamente a raggiungermi sul palco per la premiazione ufficiale Paolo Sandalo, naturalmente il vostro assessore nonché vice sindaco del comune di Palazzolo Acreide, dove tra l'altro il cortometraggio e quelli che vedremo sono stati tutti quanti ambientati, e li invito tutti sul palco, li elenco perché sono in tanti, a iniziare dall'interprete principale che tra l'altro avremo l'occasione di ammirare anche in Dal Vangelo secondo Giuda, il cortometraggio che vedremo fra poco. Sto parlando di Emanuele Pavano, a cui va l'applauso. Che mi raggiunga, l'invito qui sul palco assieme a me. Naturalmente non può mancare il regista, anche in Dal Vangelo secondo Giuda, tra l'altro Alessio Angelico, che faccio accomodare sul palco. E ancora la segretaria di produzione Simona Otello, Gloria Milluzzo, il produttore esecutivo che devo dire ha avuto un ruolo molto importante e devo dire di grande rilievo un po' nella realizzazione di tutta quanta la manifestazione. Prego, prego, potete avvicinarvi, magari intimorisco un po', però ecco, non vi preoccupate, il palco questa sera è tutto vostro. Buonasera. Grazie mille, benvenuti a Il Corto è Servito. Allora facciamo accomodare, lo stavo per presentare, l'infaticabile, indispensabile Salvo Caligiore, che stasera... Ah, ecco. Salvo, vedi, ogni volta non ti riconosco mai, è vero? No, devo dire, una presentatrice un po' distratta. Eccola qua la nostra Simona, ecco, e manca un altro pezzo, un'altra quota rosa, forse ci raggiungerà più tardi. E Paolo, adesso mi sa che è tutta tua la scena, eh? Ma è mia, con una persona come te è difficile mantenere la scena. Ti tocca l'onore e l'onere, insomma, no, di consegnare il premio. Mi tocca, ho il dovere di ringraziare i ragazzi della consulta giovanile, in particolare Alessio Angelico, perché con questo corto, quindi, che è stato il primo che si è realizzato a Palazzolo, sono stato da stimolo, hanno percorso questa strada, quindi, che in effetti, quindi, a Palazzolo, quindi, era una novità assoluta. Il corto peraltro è andato molto bene perché, come dicevi prima, ha avuto riconoscimento in tutta Italia e continua ancora. Sì, sono tanti, tra l'altro non ho avuto modo, scusami Paolo, di leggerli tutti, ecco, mi scuso anche con la regia, con la produzione esecutiva, ma era talmente lunga la lista che veramente avrei rischiato, insomma, di risuonare ridondante. Prego. Ringrazio Alessio, in particolare l'associazione Socrate che ha collaborato, Emanuele e tutti gli altri che hanno realizzato questo corto in maniera eccellente, che vuoi non vuoi portano in giro anche il nome di Palazzo, in un'operazione che ha questa doppia valenza, il corto di per sé che ci fa pensare delle difficoltà della burocrazia, ma in effetti quindi è un'ottima promozione quindi per il paese, perché è realizzato effettivamente molto bene. Sì, poi devo dire che insomma la produzione è un po' coesa e mutua, con partecipazione tra la paraparlando.com, la consulta giovanile che ha preso parte viva, ecco, alla realizzazione del progetto. Io vorrei giusto scambiare qualche battuta con Salvo, che so aveva, ecco, il grande intento un po', non dico, ecco, di dilungarci molto, ma di presentare per sommi capi un po' il succo dell'iniziativa, no? E di questi cortometraggi. Vabbè, l'iniziativa, cioè il cortometraggio, è fare un'esperienza di set cinematografico a Palazzolo, avendo la possibilità di usare risorse completamente locali. Cioè, si è partito dalla consulta giovanile che ci ha coinvolti come forum, parlando, e abbiamo realizzato Il Pomodoro. Gli altri due li abbiamo realizzati autonomamente, aumentando, diciamo, l'impegno, perché abbiamo mentre Il Pomodoro il soggetto
è un racconto di un autore milanese, nel Vangelo secondo Giuda, dal Vangelo secondo Giuda, l'autore è palazzolese, Giuseppe Fava, quindi abbiamo voluto valorizzare anche il giornalista antimafia che fu ucciso con una sua opera, portandoli sugli schermi. Già il Vangelo secondo Giuda, dal Vangelo secondo Giuda è stato selezionato in 4 festival, speriamo che prosegua il successo come il pomodoro. Ecco, questo applauso di Palazzolo è di buon augurio, che sia di buon auspicio. Allora il regista, che tra l'altro insomma avremo anche l'occasione di intervistare più tardi, perché insomma anche il prossimo cortometraggio devo dire che è stato plasmato dalle tue manine, e allora quanto è stato difficile o quanto forse è stato facile insomma? Questo è stato più semplice perché era quello che si adattava meglio allo schermo televisivo. Su quello di Fava c'è stato molto più lavoro da fare, anche perché era un'opera teatrale, quindi che sarebbe dovuta durare 1 ora e mezza, e quindi a ridurre è molto più difficile. Questo invece era un racconto breve di un paio di cartelle, quindi è stato molto più semplice riuscire a farlo, e poi era anche più semplice da realizzare tecnicamente. Sì, sì. Ma devo dire che a volte le cose semplici sono quelle che funzionano. Sì, è vero. Allora consegniamo ufficialmente il premio, Paolo, lo facciamo a favore di camera Enrico, che ci sta a fare? Regista, che te lo dico a fare, è vero? Lo voglio consegnare al regista e chiedo un ulteriore applauso per Alessio Angelico. E Alessio è effettivamente un professionista, si confonde con i palazzolesi perché lo conosciamo tutti fin quando era piccolo, ma è un professionista del cinema e sta riscuotendo successi quindi dappertutto, per cui è con grande piacere quindi che ti consegno quindi questo riconoscimento, quindi già l'ho detto l'altra sera che mi faceva piacere quindi averti quindi qua sul palco, quindi grazie anche agli amici, quindi a Stefano Frassetto, quindi a Paraparlando, quindi che ci hanno dato quindi questa occasione, e quindi grazie per quello che stai realizzando e che continuerai a realizzare in favore anche di Palazzolo. Grazie. Grazie mille a tutte le colonne portanti di Il Pomodoro, premio Il Corto è Servito 2012. Complimenti. Grazie, grazie ancora. Tanto con alcuni di loro insomma ci rivedremo ecco sul palco. Ovviamente giusto il tempo di godervi il prossimo cortometraggio. Questa volta c'è una particolarità e devo dire è una specialità, perché è in prima assoluta, per cui inedito, è la prima volta che in effetti viene mandato sullo schermo e ovviamente il primo pubblico non poteva che essere quello di Palazzolo Acreide. In tribunale Giuda Iscariota deve difendersi dalle molte accuse ricevute, ma l'avvocato che lo difenderà avrà un asso nella manica che saprà usare opportunamente. Finalista a premio Lairone, finalista ai corti dell'Avis, in concorso a Cinema da Marei, in concorso a Un mare di cinema, in concorso a Corto e cultura nelle mura di Manfredonia, in concorso a Pectoranum Movies, liberamente tratto da Il Vangelo secondo Giuda di Giuseppe Fava, prodotto dall'Associazione Culturale Socrate con il patrocinio del Comune di Palazzolo Acreide, naturalmente non poteva mancare anche il coordinamento di Giuseppe Fava, per la regia di Alessio Angelico che abbiamo già conosciuto, in prima assoluta dal Vangelo secondo Giuda. Prego. Meritatissimo premio Il Corto è Servito 2012 a Dal Vangelo secondo Giuda. Facciamo subito accomodare sul palco ancora una volta, questa sera lo faccio faticare un po', e sto parlando di Paolo Sandalo che insomma da padrone di casa farà gli onori e avrà anche l'onere di premiare attori, registi, insomma è lui questa sera un po' il mio asso nella manica, è lui che
mi accompagna in questa bella traversata fino alla fine della manifestazione. Li faccio tutti accomodare sul palco. A iniziare, e lo abbiamo già conosciuto, ma è d'obbligo farlo riaccomodare perché ancora una volta nel suo caso davvero è stato promotore di questa manifestazione dei cortometraggi. Sto parlando del direttore di produzione Salvo Caligiore, già visto nei Pomodoro, naturalmente i coordinatori Giuseppe Fava e Nello Gibilisco e gli attori Alessandro Caldarella nel ruolo di Gesù, Paolo Ferla della compagnia teatrale Artefatti, Antonio Sigona della compagnia teatrale Cesare Cannata, Paolo Sipala, Luigi Faraci ed Emanuele Pavano. Li invito tutti sul palco qui assieme a noi. Avvicinati Paolo. E allora, quindi la consegna del premio è solo formale, perché l'abbiamo dato prima, quindi comprende, è un premio che comprende quindi tutte e due le opere realizzate quindi da Alessio Angelico. E quindi è solo quindi per la foto di rito. Buonasera, grazie per aver accolto, Ari, grazie il nostro invito. Buonasera. Eccoli qua, attori, regia, c'è un po' di tutto. Io mi voglio complimentare con tutti perché lo vedo in prima assoluta anch'io stasera, quindi di Alessio avevo certezza, ma anche il Presidente del Consiglio che si è prestato a fare il giudice. Sì, devo dire che un po' tutta la famiglia di Palazzolo Acreide ha insomma accolto l'invito, non ha mancato a questo appello e tutti. Ambra, volevo dirti, sì, è un piacere fare l'assessore a Palazzolo perché si è ben collaborati. Perché Paolo Ferla, quindi che era il pubblico ministero, e presidente dell'associazione Artefatti, che è un'associazione di teatro dialettale che realizza una rassegna a Palazzolo. Il presidente del consiglio Antonio Sigone invece fa parte di un'altra associazione sempre teatrale e dialettale che realizza quindi un'altra rassegna teatrale. E dopo un po' tutti, quindi Luigi Faraci è un caratterista, Emanuele non è di Palazzolo ma come se lo fosse, quindi perché è sempre qua, Nello Gibilisco oltre a essere un apostolo nel Vangelo secondo Giuda, quindi è a capo del coordinamento Fava, quindi diciamo che ci troviamo un pugno di amici è bello per questo, è bello quindi perché si lavora bene, quindi perché c'è l'armonia, c'è la voglia di portare avanti il paese anche con queste attività, quindi esatto. Grazie a tutti. Grazie. Allora, prima di passare alla consegna ufficiale del premio, ringraziamo con un applauso meritato anche alla segretaria di edizione Simona Otello ancora una volta, all'assistente di fotografia, il nostro Stefano Frassetto, che ovviamente smanetta dietro le quinte, salirà più tardi a fine manifestazione, e il direttore della fotografia, lui è, devo dire, ha messo mano un po' dovunque, vero? Enrico Tomasi, eccolo qua, che si è preoccupato un po' di tutti i cortometraggi. Preghiamo Enrico di salire sul palco. Sì, vuole salire dopo, no, me li sono conservati tutti per dopo. Sì. E allora consegniamo ufficialmente in questa edizione 2012, primo anno, ovviamente, il premio Il Corto è Servito. Lo consegniamo sempre ad Alessio. A chi vuoi tu? Ma io sì, lo consegno di nuovo ad Alessio, ovviamente non ho citato l'amico Caldarella, quindi che si presta anche lui, quindi che lo ringrazio anche per questa collaborazione che ha prestato per quest'opera. Grazie a tutti, complimenti, e speriamo che nei prossimi anni di produrre ancora di più, ancora altre cose, quindi sempre a promozione del nostro paese e a promozione anche di questa importante arte che è il cinema. Che è un po' sottovalutata, devo dire. No, non è sottovalutata. Insomma, soprattutto in ambito locale, invece ci fa piacere sapere che anche dalle nostre parti, anche se insomma è un'arte un po' più di nicchia, però c'è la voglia, ecco, di fare cinema, no? Un cinema locale, un cinema nostrano, ma cinema. Il cinema è l'arte dell'ultimo secolo, cioè quello che resterà di questa nostra epoca, quindi a cavallo tra il 1900 e il secolo attuale, quindi è il cinema, perché tutte le energie, sia della musica che della fotografia, sono tutte improntate
scusatemi di per il cinema, quindi ho questa pretesa di dire che sia l'arte che sta per eccellenza di questo secolo, quindi bene che si investa su questa arte anche a Palazzolo. E io sono d'accordo con te. Bene, allora il premio è stato consegnato, naturalmente tu hai già fatto il tuo dovere, e allora l'applauso meritato a Dal Vangelo secondo Giuda. È tutto quanto il cast e lo staff. Ecco, c'è qualcuno che vuole rubarti il microfono per una battuta? No, rubare niente a nessuno. Intanto volevo fare complimenti ad Alessio Angelico per questi due cortometraggi e poi complimenti per gli altri due che vedremo. Io già li ho visti e sono veramente belli. Sono tutti sempre prodotti a Palazzolo con da compagnie locali, da attori che non sono attori. Sono intanto tutti che siamo amatoriali e ci teniamo, non siamo dei professionisti e l'abbiamo fatto al meglio, grazie alla regia di Alessio Angelico. Grazie veramente, un applauso a Alessio Angelico che ha portato fuori. Avete visto che cosa ha elencato Ambra poco fa con il pomodoro, e spero tanto Dal Vangelo secondo Giuda, e spero tanto anche gli altri due cortometraggi. Però un applauso, ecco, questo è quello che volevo dire, mi sono dilungato, un applauso a quello che ho scritto Dal Vangelo secondo Giuda, il nostro concittadino Giuseppe Fava, morto per mano della mafia. Grazie a tutti, e volevo ringraziare anche per la produzione, che è importante dire, senza pochissimo contributo da parte di enti locali, il forum paraparlando dell'associazione culturale Socrate. Grazie a voi, c'è anche questo a Palazzolo che è arte e cultura. Grazie. Grazie mille a tutto il cast. Ecco, rimarchiamo che ovviamente poi proprio sul sito saranno visibili tutti i cortometraggi, per cui chiunque volesse sbirciare non può e non deve che collegarsi a internet, ormai basta un click, devo dire. Grazie mille ancora a questo ennesimo premio doppio cappottino stasera, vai a casa a dormire tranquillo tu, va bene, complimenti ragazzi. Grazie mille Paolo, a più tardi. Prima di presentare il prossimo corto, io vorrei ringraziare, sono lì in prima fila, ovviamente io non vi vedo bene perché ho luce puntata addosso, ma del resto è d'obbligo. Sto parlando di Vincenzo, insomma Infantino, per questo ennesimo cambio. Luoghi comuni, andateli a trovare, sapete dove, naturalmente qui a Palazzo Lacreide. Grazie come sempre, perché sei stato molto carino davvero con me, particolarmente disponibile, insomma calorosa l'ospitalità che è sacra per noi siciliani. Allora immediatamente presento il prossimo corto, eccolo qua, è un altro corto che questa sera è in prima assoluta, cioè è la prima proiezione al pubblico, è un corto inedito. Ugo Catalano si sveglia una mattina con uno strano prurito dopo una visita dal medico e una strana allucinazione, trarrà le sue personali conclusioni sul come curarsi. In gara a vari festival nazionali, il corto è stato soltanto recentemente battuto sul filo di lana al Bravo Ma Basta di Milano Cat Trailer, per una produzione di Paraparlando naturalmente, scritto e sceneggiato da Stefano Frassetto, ecco il nostro Stefano, è sempre dietro Stefano, è vero? Per la regia di Gianfranco Recupero, in prima assoluta, signore e signori, buona visione con controindicazioni. Meritato, continuate, premio il corto è servito a Controindicazioni, per la prima volta naturalmente in proiezione in scena qui a Palazzolo Acreide. Io faccio subito ancora una volta riaccomodare sul palco il nostro Paolo, il nostro vice sindaco, che ovviamente premierà un po' tutto lo staff tecnico e organizzativo. Faccio subito accomodare un giovanissimo regista, Gianfranco Recupero, ed ancora il protagonista,
che devo dire, insomma, ha saputo fare il suo mestiere senza dire una parola, in sintesi, è vero, Ugo Catalano, la coprotagonista Elisa Golino, direttore della fotografia per i corti Il Pomodoro dal Vangelo secondo Giuca e anche Controindicazioni, il nostro Enrico Tommasi. Enrico, scegli tu, però a me fa piacere se almeno questa volta sali sul palco, e anche Tanino Golino, Luigi Faraci, Emanuela Tommasi, Maurizio Terranova, Giuseppe Buongiorno, che sono un po', ecco, tutti quanti gli attori del cast, li facciamo accomodare sul palco. Tra l'altro qualcuno non si è dovuto scomodare molto dal proprio ruolo nella vita, perché il farmacista quello era e quello è rimasto, è vero? E dopo Ambra soprattutto Stefano Frassetto, quindi, che è l'autore, quindi, del corto. Esatto, facciamo accomodare anche lui. In realtà Stefano credo che, insomma, si defili fino alla fine della manifestazione. No, ma Stefano però lo vogliamo sul palco, quindi, perché si è premurato, quindi, se questa serata si è realizzata, e anche e soprattutto grazie a lui, quindi, perché è stato attentissimo, sì. Ha fatto una marea di telefonate, quindi è un organizzatore perfetto, quindi lo vogliamo per forza sul palco. A trovarne organizzatori così, l'applauso è tutto per lui, perché davvero questa è stata una delle manifestazioni più semplici da presentare, perché quando è curata al dettaglio c'è poco per un presentatore o una presentatrice da fare, perché tutto è già stato fatto. Devo prima dirti che Stefano è sempre persona di grande disponibilità, quando sì, lo cerco c'è sempre, quando sì, ho necessità di una fotografia o della sua collaborazione è sempre presente, però per questa manifestazione si è speso, ha dato anima e cuore, ha perso serate, quindi mi ha tenuto sempre aggiornato. È io vero. È stata una mia tranquillità avere, quindi, l'organizzazione di Stefano Frassetto. Vi prego di fare un applauso calorosissimo per Stefano. È una garanzia, Stefano, è vero, è vero. Non ci ha fatto mancare niente, ha fatto tutto lui, quindi noi siamo arrivati, come si dice, a tavola gonzata, no? Non vorrei fare un torto al regista, ma io questa sera, quindi, questo premio, quindi, lo consegnerei sia a Stefano che al regista. So che è una cosa inusuale, ma diciamo a Palazzolo, quindi, questa libertà ce la possiamo permettere, sì. Quindi... Tra l'altro è un giovanissimo regista, quanti anni hai? 25. Ah, ecco, lo consegno a tutte e due, bravi, complimenti. È un corto divertentissimo, io almeno l'ho trovato tale. Facciamo l'applauso anche al resto, ecco, della fila, non vi stringo la mano personalmente, però meritato anche la considerazione che facevo prima vale anche adesso, sono tutti amici, grazie a Dio, quindi, che si spendono per la realizzazione, quindi, di questi corti. È un atto di sensibilità, penso, quindi, che il paese fa, che questi giovani, quindi, queste persone, quindi, che vengono dalla società civile, prestano, quindi, in favore, quindi, del cinema e di Palazzolo. Grazie ancora a Ugo e alla signorina Golino, a sì, Tanino Golino, che non è di Palazzolo ma è come se lo fosse, quindi, perché dov'è l'infermiera è sexy? Grazie, vabbè, facciamo un applauso anche grazie a tutti, a Madre Natura, che qui davvero si è spesa. Allora, scusate, prima di consegnare il premio ufficialmente, me lo ricordava Enrico, è bene farlo adesso, vorrei fare accomodare sul palco anche la bellissima Martina Kaifesh della MAC, l'agenzia che questa sera mi ha davvero permesso di raggiungervi e di trascorrere con voi questa bella serata, la mia agenzia. Martina, dove sei? Forse sta già salendo dietro il palco, ecco, per davvero dare una dimostrazione del fatto che la nostra terra è piena di risorse, davvero è ricca, sappiamo fare tutto in tutti gli ambiti, però, insomma, basta soltanto incentivare. Eccola qua, l'applauso anche per Martina. Grazie a tutti. Grazie Martina per essere con noi. Bene, allora, senti, anche assieme a Martina, consegniamolo di nuovo questo premio, Enrico. Ah, Enrico non le fa le foto. E tutti allora, qua. Prego. Allora, a chi lo consegno? Lo consegniamo di nuovo al regista e all'autore, quindi, del corto. Ok, Stefano, meritatissimo, questa volta, devo dire.
Tra l'altro dovete sapere che Martina Kaifes è una super top model che davvero insomma ha girato il mondo in lungo e in largo, però crede talmente tanto nella nostra terra, nella Sicilia, ci crede fermamente, perché io ho lavorato con lei, era Hitler proprio, è attentissima, è una milanese doc in questo senso, anche se straniera, è veramente lei, come Stefano, come Paolo, suppongo, e tutti quelli che collaborano a queste iniziative artistiche ci credono, la nostra terra ce la possiamo fare, via. Ce la possiamo fare, tanta bellezza ci confonde questa sera. Quindi un applauso sì, per Ambra e per Martina, mi sembra doveroso. Bene, bene, ok. Ok, anche Ugo, dov'è Ugo? Eccolo qua. Ugo, ti tocca. Tocchiamolo tutti questo premio che porta fortuna. Bene, ok, grazie mille a tutti, grazie per la vostra presenza, attività, impegno, insomma davvero ci avete messo l'anima, ecco, per questa bella manifestazione e per tutti i corti fatti prima. Allora io faccio spazio all'ultimo cortometraggio che ha ricevuto anche in questo caso già qualche riconoscimento e con questo davvero concluderemo questa bella manifestazione, questo il corto è servito alla prima edizione. Un viaggio nella memoria tra i ricordi passati e le presenti emozioni. Palazzolo Acreide, raccontato con gli occhi di un emigrante che vorrebbe tornare bambino. Con Paolo Toscano e Pietro Cannizzo, per la regia di Giuseppe Tumino. Signore e signori, buona visione con Terra Madre.